E Dio lo lodo, mio Padre è Dio e lodo Deo. Mio Padre è Dio, e Dio lo lodo, mio Padre è Dio e lodo Deo. Per sempre nella sua destra c'è tutto il potere. Canterò al Signore per sempre nella sua destra c'è tutto il potere. Alleluia, gloria a Gesù Cristo. Siamo venuti alla sua presenza, dove due o tre, dice la scrittura, siete radunati nel mio nome, io sono lì. E il Signore è qui questa sera, noi siamo venuti per incontrarlo, io sono venuto per incontrare il Signore. E ancora questa sera dico al Signore che ho bisogno di Lui, ho un bisogno, quello che Lui ancora questa sera mi rinnovi nello spirito, mi rinnovi nell'anima, nel corpo e anche nella mente. Ho bisogno che i miei pensieri, tutto quello che è in me, con tutta la forza che ho, glorifichi il suo nome. Perché lui è degno di essere glorificato. Lui è degno di essere innalzato. E qua siamo nel posto giusto, perché qua innalziamo il nome di Gesù Cristo. E noi questa sera vogliamo farlo ancora questa sera con tutto il nostro cuore, con tutto il nostro maggior potere. Abbiamo portato i nostri corpi qui alla sua presenza in sacrificio vivente. Dice, questo è il nostro culto spirituale che dobbiamo dare al Signore, diciamo desideriamo dare al Signore con riverenza e timore, sapendo che Lui questa sera è venuto, è in mezzo a noi e ci vuole riempire, riempire di vita, riempire dei suoi doni, riempire del suo spirito. Il Signore Gesù è morto per questo. E più che questo è risorto per darci la vita. Lui ha pagato il prezzo per ognuno di noi. Io dico, Signore, intanto ti ringrazio perché tu hai pagato il prezzo per me, hai dato la tua vita per me, sei morto sulla croce, sei risorto per me. E dice la scrittura che lui è alla destra del Padre che prega pure per me. E io dico, Signore, io ho bisogno di te, ho bisogno che tu preghi, ho bisogno che mi riempi. E com'è che lui che è venuto a riempire ogni cosa non vuole riempire me questa sera insieme a te? E noi questa sera insieme ci presentiamo al Signore avendo lo stesso sentimento, un unico spirito, quello di innalzare il suo nome con tutta la nostra forza. Gloria a Gesù Cristo, sapendo che più noi diamo e più riceviamo dal Signore. Chi vuole ricevere questa sera? Gloria a Gesù Cristo. E il Signore è venuto per questo, per dare. Ma noi per ricevere diamo tutto quello che abbiamo. Perché il Signore per certo questa sera farà in noi una cosa nuova. Siamo disposti a dimenticare tutte le cose passate? Se noi siamo disposti a dimenticare le cose passate, Lui farà una cosa nuova. Dico, Signore, io ho bisogno che Tu ancora questa sera mi rinnovi, mi rigeneri. E il Signore ci rigenera. Anche nel corpo ci rigenera. Gloria a Gesù Cristo. Cantiamo insieme, perché il Signore vuole sentire la voce della sposa. Vai, Gesù, annunzio, alleluia, la sua parola è salvezza, alleluia, la sua parola è tuo annunzio, alleluia, la sua parola è salvezza, alleluia.
silenzio popolo di Dio, fa silenzio, ascolta la parola, apri il cuore popolo di Dio, e il Signore viene a te. Nella vita gloria a Gesù Cristo. Alziamoci in piedi, presentiamo questo culto al Signore. Alleluia, gloria a Gesù Cristo. Padre, noi ti ringraziamo per la tua presenza, Signore, ti ringraziamo perché, Signore, tu ci hai condotti qua la tua presenza, Signore, grazie per lo Spirito Santo, Signore, grazie perché per certo questa sera, Signore, tu che sei venuto a riempire ogni cosa, ci riempirai, Signore, del tuo spirito, di vita, Signore, dei tuoi doni, Signore. Noi riconosciamo che abbiamo bisogno di te ancora questa sera. Ti ringraziamo, Padre, per l'opera della croce. Ti ringraziamo per come tu hai dato la tua vita per ognuno di noi. Noi, Signore, ti siamo riconoscenti, Signore, ancora questa sera. Vogliamo rinnovare il patto con te, Signore. Che, Signore, ti ringraziamo per tutto quello che tu hai fatto, farai, Signore, per ognuno di noi. Benedici questo culto dall'inizio alla fine. Padre, grazie per il pastore Toni, grazie per il pastore Antonio, grazie per come l'hai portato qui, benedicilo insieme a sua moglie. Ancora grazie per ognuno di noi presenti, gli anziani, i diaconi, Signore, tutta l'opera. Ti affidiamo ancora questa sera alle nostre famiglie, ti affidiamo le nostre vite e ancora ti chiediamo, Signore, per ogni bisogno, intervieni tu, Signore, dove c'è bisogno guarigione, liberazione. Noi, Signore, in te confidiamo, nel tuo amore, nella tua misericordia, nel tuo perdono. Benedici ancora, Padre, questo culto nel nome di Gesù Cristo. Amen. Alleluia, gloria a Gesù Cristo. Gloria a Gesù Cristo. Alleluia. Alla dolce presenza, Eli. Gloria a Gesù Cristo. Cantiamo insieme. Cerchiamo, chiudiamo i nostri occhi, cerchiamo la comunione col Signore. Cerchiamo il suo spirito. Gloria a Gesù Cristo. Dolce presenza tua, Signore, il nome tuo santo adoriamo. Alla dolce presenza tua, Signore, il nome tuo santo adoria. Jesús, el nombre que para
la dolce presenza tua, Signore, il nome tuo santo adoria. Con tutto il cuore. Gesù, il nome che pari non ha. Con tutta la forza. Un nome, Gesù, il nome che pari. Lui è degno di essere adorato. Alla dolce presenza tua, Signore, il nome tuo santo adoria. Va insieme. Tuo nome, alleluia, gloria a Gesù Cristo, gloria a Gesù Cristo, alleluia, innalzalo con tutto il cuore, adoralo, lui è presente in mezzo a noi, lui è il remuneratore della nostra fede, cercalo con tutto il cuore, se tu lo cerchi con tutto il cuore, egli si farà trovare, gloria a Gesù Cristo, gloria a Gesù Cristo. Alleluia, gloria a Gesù Cristo. Io ero presso di Lui come un artefice. Alleluia, il Signore ci vuole artefici. Gloria a Gesù Cristo. Gloria a Gesù Cristo. Alleluia, alleluia. Alleluia, gloria a Gesù Cristo. Gloria a Gesù Cristo. Dice che lo Spirito Santo non era stato dato perché Gesù non era stato glorificato. Gloria a Gesù Cristo. Vuoi ricevere questa sera? Io voglio ricevere questa sera. Gloria a Gesù Cristo. Gloria. Alleluia. Gloria. Alleluia. Signore. Gloria. Gloria a Gesù Cristo, non ci distraiamo ma guardiamo Lui. Gloria a Gesù Cristo, alleluia. Gloria a Gesù Cristo, gloria a Gesù Cristo. Spirito Santo, grazie. Gloria al tuo nome, gloria a Gesù Cristo. Alleluia, gloria a Gesù Cristo. Restiamo in adorazione. C'è solo della tua voce, parla al mio cuore, della tua pace, le tue parole portano vita. Bye.
Alleluia, c'è potenza nel nome di Gesù Cristo. Voglio cantare Gesù, Gesù, nella mia vita ci sei tu, Gesù, Gesù. Gloria a Gesù Cristo, grazie Signore, gloria al tuo nome, gloria a Gesù Cristo. Amen, amen, accomodatevi. Alleluia, gloria a Gesù Cristo. Fratello Antonio, puoi venire. Fratello Antonio lo conosciamo tutti, ma si presenta anche da solo. Questo è quello che... Pace a tutti. Come si sente? Troppo vicino? No, così, forse è meglio così? Eh? Meglio così? Vi sentite? Buonasera a tutti e pace a tutti. Eccoci qua nuovamente, abbiamo la gioia di rincontrarci dopo, penso, quasi un anno più o meno. Ringrazio Dio per questo, anche il pastore Tony, che non sto vedendo, sta arrivando, è molto impegnato. Preghiamo per i pastori. Amen. E per gli anziani. Preghiamo, preghiamo, perché la preghiera è forte, è potente. Amen. Amen. E niente, siamo qui insieme, ma questa volta sono venuto con mia moglie, la più bella della Sicilia. Mia moglie Linda, infatti dico sempre, ma che mi faciste? E lei dice, niente, Dio ha fatto tutto. Più vado avanti e più mi innamoro di mia moglie. Amen. Sapete qual è il segreto? Più ci innamoriamo di Gesù e più ci innamoriamo della persona che Dio ha messo vicino a noi. Siamo qui, saremo qui in alcune chiese in questi giorni, già ieri eravamo in un'altra chiesa, nella provincia di Reggio Calabria, stasera siamo qui, domani siamo in un'altra chiesa, poi sabato in un'altra chiesa, domenica mattina in un'altra chiesa, domenica pomeriggio in un'altra chiesa e lunedì il 99% in un'altra chiesa e quindi torneremo a Catania martedì se Dio vuole. Sono felice di vedervi, conosco la maggior parte di voi, vi conosco, ringrazio il Signore perché ho pregato per voi. E io credo, sono convinto che sono al posto giusto, al momento giusto, con le persone giuste. È vero. Adesso voglio dare spazio, col permesso, a mia moglie, vuole dare una testimonianza di come Gesù l'ha salvata, l'ha liberata, l'ha guarita dalla depressione, come ha conosciuto anche me. Perché se voi sapeste come ci siamo conosciuti, è stato Dio che ci ha fatto incontrare. Mi ho fatto 30 anni, il 24 giugno, 30 anni di matrimonio. Veramente, 30 anni di sofferenza, di benedizione. Sto scherzando.
Allora, Linda, vuoi venire per favore? Grazie. Facciamo un applauso a Dio. Ciao a tutti. Allora, io sono Linda, ho 59 anni, ho compiuto poco. All'età di 20 anni ho conosciuto il Signore. Più lontano. All'età di 20 anni ho conosciuto il Signore. Cioè, immaginate, alleluia, quanto tempo ho passato col Signore, tante benedizioni. Ma sono avvicinata a Dio perché ho avuto un grande bisogno. Dall'età fino a 16 anni sono cresciuta in collegio a Catania con le monache, con le suore. Tutto andava bene, avevo gli amici, le compagne, andavo a scuola, non avevo problemi. Ero un pochettino timida, un po' chiusa, però grazie a Dio avevo le mie amicizie, le mie cose, stavo bene. In collegio si gioca, si fanno tante cose. Il sabato andavo a casa e il lunedì ritornavo di nuovo in collegio, però ero vicino a casa mia. Ma quando sono uscita di collegio, all'età di 16 anni, sono cominciati i miei problemi, perché a casa i miei genitori vivevano quasi separati in casa. Non c'era, mia madre era autoritaria, non mi capiva, sentivo sola, abbandonata, dicevo neanche un bacio, una carezza, niente, non mi sentivo amata. Allora cosa ho fatto? Ho telefonato di nuovo in collegio alla suora, ho detto suora voglio ritornare di nuovo in collegio perché qua a casa non ci voglio stare, non mi piace stare qua. No, dice ormai te ne sei andata, dice non puoi ritornare più in collegio. Va bene, poi ho fatto 2 anni di superiore dopo le scuole medie e stavo a scuola, ho dovuto lasciare perché mi piangevo sempre, ero infelice. Da 16 fino a 20 anni dicevo ma che vivo a fare, che campo a fare? Non c'è affetto, non c'è amore, non avevo, mia madre era più per figlio maschio che per me. E non mi sentivo capita da mia mamma, perché era troppo autoritaria. E mio padre un pochettino si salvava, ma basta, ho detto basta, che vivo a fare in questo mondo? Non voglio vivere più, non mi sento, uscivo con gli amici, mio fratello mi faceva uscire con gli amici, ma io me ne stavo sempre sola, piangevo, non avevo amici, non avevo nessuno, e stavo sempre da sola. Un giorno sono andata dal dottore, il dottore dice, signorina, ma lei ha detto questo che sto male, ho qualche malattia, mi può visitare? Il dottore mi ha visitato, dice, no, lei non ha niente, signorina, lei si deve fare gli amici, deve uscire. Ho detto, vabbè, dice, vada, dice, se prende queste pillole, dice, e se così si calma, sta meglio. Ho preso quelle pillole, sono uscita dal dottore e l'ho buttata per la strada, ho detto, questa non è la soluzione al mio problema. Un giorno, all'età di 20 anni, a Catania c'era una chiesa via Iuara che facevano una tenda. E siamo passati con mia mamma, mi ho detto mamma, era di estate, così in estate c'era caldo, ho detto mamma ci sediamo, guarda ci sono i cantanti, c'è Gianni Morandi, Massimo Ranieri, ci sediamo, è bello, ci va bene, ci siamo seduti. Invece là si lodava, si cantava, si alzavano le mani, c'era una libertà che io nella chiesa cattolica non la conoscevo questa cosa, che sembra rigidi. E ho detto, ma qua c'è il Signore, qua c'è Dio, veramente, ma è bellissimo qua. Ma tutti nella libertà lodano, cantano, dicono a me, sono d'accordo con quello che dice il pastore. E alla fine c'era un fratello che aveva, sono venuto in America, venivano dall'America, la sorella suonava il violino, aveva l'unzione nel suonare il violino e lui aveva il dono di guarigione. Dice che chi si vuole fare avanti, se avete bisogno di guarigione fatelo avanti. Ho detto io vado, ero nel mio posto, ho detto signore io sono timida, mi vergogno, una fila di persone sono fatte avanti, signore non ce la faccio andare avanti, tu mi puoi toccare qua nel posto stesso dove mi trovo. Ho sentito una mano che mi toccava qua e un beso che se ne andava e mi sono sentita liberata in quella settimana che sono andata sotto la tenda. E non solo, ho avuto anche un rapimento nello spirito. Perché mi sono vista in alto, io guardavo giù e vedevo il mio corpo che era come un panno sporco, vedevo. La Bibbia dice che la nostra giustizia è come un panno sporco, perché io con la mia giustizia cercavo di uscire da quella situazione ma non ce la facevo. Ma Gesù, alleluia, è venuto, amen, per liberarci, per salvarci, alleluia, e la nostra giustizia è Gesù, alleluia. E mi sentivo sempre più in alto e sentivo la presenza di Dio e dicevo, Dio, ma io voglio stare vicino a te, io la sotto non ci voglio stare nella tenda, nel mio corpo non ci voglio stare perché c'è sofferenza, ho sofferto tanto, non voglio soffrire più. E il Signore, una voce mi ha detto, no, ancora non è il tempo,
mi sono ritrovata di nuovo su nel mio corpo, un rapimento nello spirito, dopo una settimana che sono andata sotto la tenda, perché poi con mia mamma diceva vabbè, ci andiamo, ci sediamo, ci prendiamo un po' di fresco, però basta. Poi con mia madre, poi dopo che a caso ho sentito la presenza di Dio, ho visto una nuvola bianca, mi veniva voglia di leggere la Bibbia, di pregare, la nuova nascita, alleluia. Tanto avevo desiderato che il Signore si prendeva cura del mio problema, e Dio l'ha fatto, Dio mi ha dato la conferma, dice tu hai pregato tanto, hai avuto fede, e una voce dentro mi ha detto, ho sentito una voce che diceva, dice la tua fede ti ha salvato, alleluia. La fede in Cristo Gesù ci salva, amen, ci guarisce, ci libera. Come abbiamo detto stasera, Gesù ha portato sulla croce ogni malattia, ogni infermità, e l'ha inghiodata sulla croce, amen, alleluia. Andiamo a Lui per ogni per essere liberati, per essere guariti, liberati, guariti, alleluia. Poi dopo 8 anni di fede, poi sono frequentato la chiesa. All'inizio i miei genitori non volevano, io frequentavo la chiesa, per un anno non volevano che io andavo in chiesa. Per loro era una vergogna, dice che di cattolica ti diventa evangelica, ma no, 30 anni fa questo qua era più difficile. Ma poi la chiesa ha pregato per me e sono potuto andare in chiesa. Dopo 8 anni ho pregato, ho detto Signore mandami un compagno, perché ho bisogno di un compagno, che insieme alla mia famiglia nessuno si converte, sono sola, ma ti voglio servire Signore, alleluia. E il Signore mi ha fatto incontrare, perché io non mi volevo sposare, perché ho detto se io mi devo sposare e devo, prima di conoscere il Signore, e devo passare tutta la vita a bisticciarmi con mio marito, è meglio che non mi sposo, perché voglio stare così come sono. Ma quando poi ho conosciuto il Signore, l'amore di Dio che mi ha cambiata, mi ha trasformata, mi ha dato la vita eterna, alleluia, ho conosciuto Gesù come personale salvatore, alleluia, ho detto no Signore, ora adesso io lo voglio un compagno, voglio, Signore ti voglio servire, Signore, alleluia, insieme ti possiamo servire. E ho pregato, io ero nella chiesa delle Adi e lui era nella chiesa libera, perciò le Adi con le chiese libere non avevano niente a che fare, io sconoscevo queste chiese libere. E allora il Signore cosa ha fatto? Dice, per farci incontrare, io una sorella si è aperta un asilo evangelico a Catania e cercava una maestra d'asilo. Maestra d'asilo, ha detto io sono, ho il diploma. E ho lavorato là con il maestro d'asilo. Una sorella dice, vieni a Coffee House, vieni nella mia chiesa che c'è Coffee House. Guarda, io sono timida, mi vergogno. Però io nel frattempo pregavo, Signore, mandami un compagno. E Dio mi ha messo in visione un giovane con i capelli neri e i baffi neri. E lui era... Poi dopo che ci siamo conosciuti a Coffee House, guarda, i capelli bianchi e i baffi bianchi. Dopo il Signore già me l'aveva messo davanti, ho detto Signore se scegli tu, Signore scegli bene, ma se scelgo io posso sbagliare, ma se scegli tu Signore tu non sbaglierai, perché tu vedi oltre, vedi al di là di quello che io penso, di quello che immagino. E veramente il Signore è stato buono, ci siamo conosciuti, dopo un anno ci siamo sposati, alleluia. E c'è Mario, mio figlio, che suona, canta per il Signore, loda. E quando ero incinta, avevo un mese, 2 mesi, ho fatto l'ecografia e ho detto Signore tu mi puoi rivelare se questo se maschio o femmina. Ho avuto una visione, ho visto dal cielo una mano che scendeva con un fiocco azzurro sulla terra. Allora io ho detto Signore è un maschio, è veramente il maschio Emanuele, Dio con noi, amen, alleluia. Vi invito a avere più fede, a essere fedeli fino alla fine, perseveranti, avere la fede in Cristo Gesù. E ogni volta che avete passato dei momenti difficili, sia di malattia, di prove, affidatevi a Gesù, amen, perché lui sulla croce ha inghiottato tutto, amen, alleluia, ha portato tutto per noi sulle spalle Gesù, tutti i pesi, diamolo a Gesù. E lui in questi 30 anni di fede, alleluia, ho visto sempre e ho pregato, sono stati momenti difficili, ma con la preghiera e la pazienza, la fede e la pazienza come Giobbe, alleluia, Dio ha realizzato tutti i miei sogni. Così lo può fare anche voi, se l'ha fatto con me lo può fare anche con voi. Amen, alleluia. Signore vi benedica. È arrivato il pastore Toni. Grazie a Dio, grazie.
Grazie. Ho portato mia moglie perché il fratello Tony mi diceva, più di una volta mi ha detto, porta tua moglie qualche volta. E lei è contenta di essere qui, ho detto, pastore Tony ha una bella chiesa, una bella struttura. E dice, allora, quando Dio vuole, voglio venire, ed è venuta. Fratello Tony, grazie a Dio per questo. Non so se c'è un sottofondo musicale, abbiamo... così non ci distraiamo, perché voi siete attenti, vero? È vero? Mi state seguendo? Se qualcuno sta dormendo dica amen. Ah, siete attenti? Voi sapete la storia di quel fratello che mentre stava predicando, a un certo punto stava succedendo che alcune persone stavano entrando nella comunità, all'ingresso, e stavano rubando. E il pastore diceva, fratelli, attenzione che sono entrati dei ladri, stanno rubando. E tutta la chiesa, amen, gloria a Dio. Erano distratti. Quando di noi amiamo Gesù diciamo amen. Non tutti l'hanno detto. Quando di noi amiamo Gesù diciamo amen. Gloria a Gesù Cristo. Alleluia. Amen. Amen, che bello, che bella, che bella famiglia, Tony. Io credo che il pastore Tony non è solo un pastore, ma è un padre. Perché Dio, quando mette qualcuno da pascere, il gregge, lo fa essere anche un genitore, un padre spirituale. È vero o non è vero? Paolo dice a Timoteo, figlio mio, era un padre Paolo per Timoteo e per tanti altri. Noi siamo figli di Dio, ma voi siete figli anche del pastore Tony, è vero o non è vero? Ho pregato tanto per voi, e voi sapete, molti di voi sapete che giro l'Italia, sto girando tante chiese, tante comunità, sono stato ultimamente a Cagliari, Roma, Palermo, a settembre sarò a Napoli, a ottobre sarò a Sassari, e adesso siamo in Calabria, e grazie a Dio per queste porte aperte, dove vado c'è tanto bisogno nella Chiesa. Anche i pastori hanno bisogno di essere incoraggiati, sono molto pressati, e sapete c'è molta sofferenza fuori, ma nella Chiesa Dio ci ha detto a noi, tu vai perché io devo incoraggiare, consolare la mia sposa. E Dio è qui stasera, il cui scopo è per incoraggiarti, per risollevarti, per spronarti. Mia moglie, voi sapete che ha la passione della pittura, e grazie a Dio noi viviamo per fede. A tempo pieno non abbiamo nessuna entrata, né carterei, né pensione, né reddito di cittadinanza, non abbiamo niente. Pertanto lì abbiamo delle tele esposte, dei CD che Emanuele ha fatto, un CD Emanuele. Se qualcuno ci vuole sostenere, alla fine potete parlare con mia moglie, potete comprare qualche cosa. E grazie a Dio e grazie anche a voi per questo. Se volete un titolo stasera, voglio essere molto breve perché voi sapete che io desidero di più pregare per voi, più che parlare troppo. A volte bastano solo poche parole. Il centurione disse, Signore, di soltanto una parola e il mio servo sarà guarito. A volte poche parole, perché Dio possa fare qualcosa nella nostra vita. È vero o non è vero? Se volete un titolo, questo messaggio che Dio ha messo nel mio cuore è questo, avere passione per Gesù. Qual è il titolo? Perché non basta credere in Gesù. Voglio leggere questo in Apocalisse, il capitolo 3, dal versetto 14. Questo passaggio della scrittura è un passaggio attraverso il quale ho predicato poche volte, ma io sento che stasera questo messaggio è per voi.
Perché lo scopo non è per mettervi paura, attenzione, Dio non mette paura, amen? Piuttosto lo scopo, perché Dio ci vuole spronare, ci vuole spingere affinché possiamo essere più innamorati di Lui, è vero o non è vero? E dice così, dal verso 14, all'angelo della chiesa di Laodicea scrive queste cose, dice: l'Amen, il testimone fedele e verace, il principio della creazione di Dio, io conosco le tue opere. Grazie a Dio per le opere. Siamo chiamati a operare perché Dio ha preparato le opere affinché noi li possiamo praticare, ma non basta. Perché Dio ci mostra qual è l'atteggiamento per il quale noi dobbiamo operare anche. Non basta solo praticare le opere, non basta solo fare le opere buone, ma come dobbiamo essere di dentro quando noi facciamo qualcosa per Dio. Ci siete? Io conosco le tue opere, Gesù conosce quelle che tu fai, quelle che io faccio, le opere che noi pratichiamo. Che tu non sei né freddo né caldo, o fossi tu freddo o caldo, così perché sei tiepido e non sei né freddo né caldo, io sto per vomitarti dalla mia bocca. Poiché tu dici: io sono ricco, mi sono arricchito e non ho bisogno di nulla, e non sai che tu sei quello che è disgraziato, miserabile, povero, cieco e nudo. E ti consiglio di comperare da me dell'oro affinato col fuoco per arricchirti e delle vesti bianche per coprirti e non far apparire così la vergogna della tua nudità e di ungerti gli occhi con del collirio affinché tu veda. E poi dice: io riprendo e castigo tutti quelli che io amo, abbi dunque zelo. Questa parola zelo dal greco è abbi desiderio, ardente, e ravvediti. La chiesa di Laodicea, questa chiesa non era accusata di immoralità né di apostasia, non c'era persecuzione per questa chiesa rispetto alle altre chiese dell'Apocalisse. Era ricca in denaro. La città di Laodicea era una città dove c'erano delle banche. La città era un centro bancario addirittura, la città di Laodicea. La condanna che noi vediamo, o il rimprovero che Gesù fa alla chiesa contro, era dovuta all'orgoglio, era dovuta alla mancanza di comunione e di autocompiacimento. E qui l'Apostolo Giovanni, ma è Gesù che parla, ma Giovanni che ha scritto, riprende la chiesa per il suo atteggiamento di autosufficienza. Era una chiesa ricca in denaro, ma aveva perso il desiderio per Dio, era diventata una chiesa tiepida, era diventata una chiesa tiepida. E quando dice: io ti consiglio di comprare da me dell'oro affinato col fuoco per arricchirti, quanti di voi sapete che Gesù è sceso dal cielo, si è fatto povero per arricchire noi? Ma nonna necessariamente materialmente, perché Dio poi anche nel materiale Dio ci benedice, chi di più chi di meno, Dio è colui che è abbondante per noi, non ci fa mancare niente, noi ci crediamo e abbiamo fede in questo, amen? Ma voi sapete che ci sono alcuni nel mondo dove sono attaccati al denaro, anche in certi ambienti detti cristiani. Gesù è venuto e si è fatto povero, nel senso che lui è diventato uomo per arricchire noi. Arricchirci di che cosa? Di che cosa Gesù è venuto per arricchirci, secondo voi? Della sua gloria, della sua presenza, della sua gioia, della sua pace, della sua conoscenza, del suo fervore, del suo zelo, della sua passione, della vita eterna, sì o no? Dello Spirito Santo, della sua potenza, della sua gloria. Questa è la ricchezza alla quale Gesù si sta riferendo. E Paolo dice che lui arricchisce noi affinché noi possiamo arricchire gli altri. Quando Dio arricchisce noi, noi siamo chiamati, cioè quello che Dio dà a noi,
noi dobbiamo fare partecipi agli altri. Ecco perché Gesù ha detto date e vi sarà dato. Cioè lui ci dà di più del suo spirito, della sua gloria, della sua presenza, e che non rimane a noi stessi affinché noi la possiamo condividere agli altri. Ciò che lui dà a noi in ogni aspetto, in ogni area della nostra vita, è perché noi la possiamo condividere con gli altri. Sì o no? È vero o non è vero? Se qualcuno sta dormendo, dica. Se noi non avessimo avuto questa lettera di Laodicea e avessimo pensato, ma Gesù, tu vomiteresti il tuo popolo perché è tiepido. Cosa intendeva Gesù con questo? Che cosa ci vuole dire stasera qui il Signore? Quando noi facciamo le cose per Dio, innanzitutto una delle cose alle quali, la priorità alla quale Dio ci chiama è di essere appassionato per Lui, di ardere per Lui. Stai ardendo per Gesù? Per che cosa stai ardendo? Per che cosa sei consumato? Stiamo ardendo per Gesù? Abbiamo passione per Gesù? Siamo innamorati di Gesù? O sei tiepido, sei tiepida nel rapporto con Lui? La tua preghiera è fervente oppure è una preghiera che è diventata un'abitudine per te? Una tradizione? Soltanto un dovere? Oppure la motivazione che ti spinge a cercare Gesù è perché tu lo ami? Ci siete? Mi state seguendo? Lo cerchiamo con passione, con zelo, con fervore, con entusiasmo. Io sento nel mio cuore che molti di voi vi siete raffreddati nella relazione con Dio, perché la relazione alla quale Gesù ci chiama è una relazione di che cosa? Di entusiasmo, di passione. Noi ardiamo Gesù, dobbiamo ardere per il Signore. Il nostro rapporto con Lui è un rapporto il cui zelo, il cui desiderio deve essere ardente, sì o no? Allora che rapporto c'è? Perché noi possiamo cantare, possiamo predicare, possiamo fare le cose per Dio, ma senza passione, senza gioia. Magari forse qualcuno lo sta facendo per abitudine, qualcuno lo sta facendo solo per dovere, qualcuno lo sta facendo perché ha paura forse. E facciamo a volte qualcosa per paura, per questi motivi. Ma quale deve essere la motivazione? Se io canto e suono. Perché se tu canti, se noi cantiamo e lodiamo il Signore, si rallegrerà la Vergine alla danza con un muso così triste. Si rallegrerà la Vergine alla danza, e magari stai pensando, quanti, giusto? Si rallegrerà la Vergine alla danza, e tu stai dicendo si rallegrerà, domani devo pagare l'affitto, poi devo pagare il mutuo. Poi non è giusto quello che mi ha detto, mi ha fatto, ora glielo faccio vedere io. Questa non è passione per Gesù, perché Gesù vuole che noi ci concentriamo. Quando c'è la passione ci vuole la determinazione, ci vuole la concentrazione affinché il nostro sguardo sia fisso su di Lui, sì o no? Quindi qualcuno stasera forse ha bisogno che si riaccenda l'entusiasmo nel rapporto con Dio stasera. Quello che Dio ti sta dicendo stasera. Perché a volte per un motivo o per un altro motivo noi a volte non ci rendiamo conto, per i problemi che noi passiamo, attraversiamo, difficili. Perché, come dico, le prove ci sono e ci vogliono così bene, le prove che non ci lasceranno mai. Ma Gesù è più grande delle prove. Perché dice, bene e benignità mi accompagneranno tutti i giorni della mia vita. E io dico, come ho detto spesso, meno male che sono svariate, così non ci annoiamo, le prove. C'è qualcuno che ha delle prove, delle difficoltà, problemi? Alzate la mano, alziamo anche il piede. Ma
Dio è più grande dei problemi. Il nome di Gesù è al di sopra di ogni altro nome, davanti al quale ogni ginocchio si piegherà e ogni lingua confesserà che Gesù Cristo è il Signore. L'entusiasmo verso Gesù deve essere la priorità. Perché Gesù dice, perché sei tiepido. Io conosco le tue opere, ma sei tiepido. Li fai con fiacchezza. Li fai tanto per farle. Li fai per altri motivi. La motivazione non è perché c'è questo desiderio, questo amore di fare le cose per me, per amore mio. Ma a volte l'entusiasmo si può anche affievolire nel rapporto con i fratelli. Sei tiepido con i fratelli. Sei tiepido con la sorella. Perché l'apostolo Pietro dice, amatevi come? Amati, fare un corso di Bibbia qui, una scuola biblica. Amatevi intensamente, non dice amatevi soltanto, ma come? Con inte? E che significa la parola intensità? Con passione, con profondità. Quindi se noi ci dobbiamo amare con profondità, perché non è quello che facciamo innanzitutto che è importante, ma come lo facciamo? Mi state seguendo? Perché tu puoi fare del bene a un altro, ma come lo facciamo? Tu puoi operare per Dio, perché le nostre opere sono diverse l'una dall'altro. Ma come? Noi ci possiamo amare, ma come? Intensamente. E se noi dobbiamo amarci intensamente, sta dicendo Pietro in altre parole, il nostro rapporto con Gesù deve essere intenso anche. Perché la priorità non è quelle che facciamo prima, la priorità è stare alla sua presenza prima. A me è la mia preghiera, Signore, prima di stare con gli altri voglio stare con te. Prima di ascoltare gli altri voglio ascoltare te, Signore. Prima di servire gli altri voglio servire te, Signore. Prima di ascoltare gli altri voglio ascoltare te. Perché ascoltando Lui io posso dare agli altri. Mi state seguendo? Ci siete? Perché sei tiepido. Gesù rimprovera la chiesa di Laodicea perché era tiepida. C'è qualcuno stasera che è tiepido? Forse hai perso l'entusiasmo nella tua famiglia, con tuo marito, con tua moglie. Come deve essere il rapporto con il tuo coniuge? Alcuni vanno avanti per l'occhio sociale, altri lo fanno per amore dei figli. Altri per l'amore della suocera. Voi sapete perché Pietro ha rinnegato Gesù? Gli ha guarito la suocera. No, io amiamo le suocere, attenzione. Amiamo le suocere. Non è quello che facciamo prima ciò che conta. Ma come lo facciamo? Con quale spirito lo facciamo? È vero o non è vero? Qualsiasi cosa che noi facciamo, che sia piccola, che sia grande, che sia la predica, che sia cantare, che sia suonare, non è importanza quello che facciamo, che siamo alla cucina, che facciamo le pulizie, che evangelizziamo, qualsiasi cosa che noi facciamo, lo dobbiamo fare come? Dobbiamo essere frizzanti. È vero o non è vero? Perché guardate, Gesù cosa dice dopo al verso 19? Abbi dunque, che cosa? Zelo, desiderio e ravvediti. E Gesù sta parlando a qualcuno stasera. Perché forse ti sei raffreddato un pochettino. Forse stai pensando ad altre cose. Il Signore dice cosa stai pensando. La cosa alla quale tu devi pensare innanzitutto è che tu devi cercare me prima. Devi stare alla mia presenza. Mi ricordo una volta di un uomo di Dio è venuto nella mia chiesa molti anni fa. A un certo punto ha finito di predicare, ho sentito una parola profetica. E ci sono alcune parole profetiche che si debbono dire da soli, non davanti a tutti, soprattutto se è un ministro di Dio. Ho detto, sai, sento una parola profetica per te. Dice, dimmi Antonio. Ho detto, tu sei pieno di
appuntamenti, ha un'agenda piena di appuntamenti? Dice sì, è vero. Ho detto, però stai trascurando il rapporto con Dio, la preghiera. Dice, è vero. Ho detto, sei così preso da tanti impegni, hai un'agenda così piena di impegni e stai trascurando la preghiera con Dio. Ho detto, è stato umile, mi ha detto, hai ragione, è vero. Io devo cancellare molti impegni e devo stare di più. Mi state seguendo? A volte non ci rendiamo conto, ci riempiamo di tanti appuntamenti, di tanti impegni che sono cose importanti, ma stiamo trascurando il rapporto con Dio, che è basilare. Gesù era pieno di impegni, ma Gesù cercava la faccia del Padre. Mi ricordo di un fratello, un ministro di Dio, che disse: oggi devo fare tante cose, quindi devo pregare di più. Invece noi che facciamo? Oggi devo fare tante cose, quindi pregherò di meno e forse dopo, perché non ho tempo. O faccio una pregherina mentre sono in macchina. Dio lo sa, Dio è buono e Dio lo sa, certo che Dio è buono. È vero o non è vero che a volte pensiamo così? Vediti. La parola ravvedersi dal greco metanoia significa cambia modo di pensare, ritorna ai tuoi passi. Non è solo un pentimento interiore, ma è un cambiamento di prospettiva. È vero o non è vero? Di pensiero. Abbi dunque zelo, desiderio e ravvedimento. Qualcuno si sta spegnendo stasera per un motivo o per un altro motivo. Dio vuole accendere la fiamma nel tuo cuore. Amen? Amen. Dio vuole accendere la preghiera nella tua vita. Dio vuole accendere la passione nella tua famiglia, col tuo coniuge. Dio vuole accendere l'entusiasmo per servirlo con più intensità. Alleluia! Io ho pregato per voi. Ho detto, Signore, accendi la fiamma del tuo spirito, accendi la fede. Qualcuno ha una fede che si sta per spegnere. Una speranza che si sta per spegnere, che sta per svanire. E Dio stasera accenderà di nuovo la speranza nella tua vita. Dio accenderà la fede. Dio ti darà nuovi stimoli, una nuova grinta, un nuovo slancio nel nome di Gesù. Amen. Perché questo è lo scopo stasera. Non quello di ricevere un rimprovero, tra virgolette. Ma il cui scopo è che Dio dice, io voglio accendere la fiamma del mio amore nel tuo cuore ancora di più. Amen. Perché quando noi siamo appassionati per Gesù, le cose succedono nel nome suo santo. Qualcuno si sta per spegnere. Gesù stasera ti ama. E gli sta dicendo, ti amo così tanto, che io desidero che tu sia appassionato per me. Come lo è lui per noi. Gesù è appassionato per noi. Amen. Perché Gesù ritornerà per una chiesa innamorata. Amen. Non basta soltanto credere, non basta soltanto venire in comunità, non basta soltanto fare le cose, ma come li facciamo? Alleluia, amen. Come lo facciamo? Come predichiamo? Come noi presidiamo? Come noi cuciniamo? Come noi cantiamo, suoniamo? Come noi facciamo volontariato? Come noi lavoriamo nel sociale? Come? Alleluia, come? Alleluia, ecco perché mi sto innamorando di mia moglie sempre di più. Perché mi sto innamorando di più per Gesù. E quando noi siamo alla sua presenza, il suo amore è così grande che dice abbraccia tua moglie, abbraccia tuo figlio, stai con lui, stai con lei, accontentala. L'amore di Dio è questo, quando noi siamo pazzi d'amore per Gesù, se qualcuno che ti dice che tu sei pazzo, gli devi dire hai ragione, sono pazzo per Gesù però. Perché qualcuno ti ha detto, tu sei pazza, sei uscito di testa. Ma Dio dice, non ti preoccupare, benedice questa persona. Noi siamo pazzi d'amore per Gesù. Amen. Eravamo pazzi prima che stavamo andando all'inferno. Meritavamo la condanna. Quando noi siamo con Lui appassionati, Lui metterà passione per i fratelli, per la Chiesa. Amen. Amen. Per i conduttori, per l'autorità, alleluia, nel nome di Gesù. E tu sarai sottomesso, non per paura, ascoltatemi. Perché alcuni lo fanno per paura, io giro molte chiese, per paura di essere improverati, di essere puniti, di essere messi da parte.
Ma la sottomissione deve essere con un atteggiamento in cui tu dici: Signore, io onoro questo uomo, io lo amo, lo onoro, lo rispetto e sono sottomesso, perché per me è un privilegio, è un onore per me. Questa deve essere la motivazione, amen? Con gioia, una sottomissione con amore e con gioia, non per paura, non perché magari hai paura che ti mettono da parte, che non fai niente. C'è qualcuno stasera che ha bisogno, sicuramente, più di uno, di accendere l'amore per Dio. Alziamoci in piedi. Come devono essere le nostre preghiere? Come devono essere le nostre preghiere? Allora, cominciamo a pregare in una maniera fervente. Non basta soltanto pregare. Dio ci chiama a pregare con fervore, entusiasmo e passione. Cominciamo. Apri il tuo cuore, apri la bocca nel nome di Gesù. Rabashanta rakera bakinta rakea. Urra canta rakera passiti kera mashanta rakea. Urra canta rakea. Quando tu dici gloria a Gesù Cristo, non kera bakunta rakea. Nel nome di Gesù. Nel nome di Gesù. Holy Spirit come, Holy Spirit come, Holy Spirit come, vieni Spirito Santo, urra canta rakera bassiti kera mashanta rakea, urra canta rakera bassiti kea, urra canta rakera bassiti kera bakanta rakea. Alleluia, 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 dillo con tutto il cuore, alleluia, dillo con tutto il cuore, gloria a Gesù Cristo. Alleluia, alleluia. E se c'è qualche rancore, perdona, perdona. Se c'è un'amarezza, fallo uscire fuori l'amarezza. Perdona, perdona. E Dio accende la fiamma. Rababababasciata la canta rakea. Urra canta rakea bassitichea. Urra canta rakea bassitichea ma canta rakea. Urra canta rakera bassitichea, urra canta rakera massia, nel nome di Gesù di Nazareth, nel nome di Gesù, il nome al di sopra di ogni altro nome, davanti al quale ogni ginocchio si piegherà e ogni lingua confesserà che Gesù Cristo è il Signore, alla gloria di Dio Padre. Chi è battezzato nello Spirito, lodi Dio nello Spirito. Prega Dio nello spirito, Arababachea. Forse hai perso l'entusiasmo nella preghiera nello spirito. Non preghi più nello spirito. Ti sei abbassato, ti sei raffreddato. Dio accende la fiamma, la preghiera nello spirito. Urra canta rakea, Arabachea. Urra canta rakea. Io passo tanto tempo a pregare nello spirito. Urra canta rakea, Arabashitichea. Urra canta rakea, Arabashitichea. Urra canta rakera bassitichea, nel nome di Gesù, nel nome di Gesù, nel nome di Gesù, nel nome di Gesù, nel nome di Gesù,
Questo luogo deve tremare. Questo luogo deve essere pieno della lode per il Signore. Con entusiasmo, mettici tutto il tuo cuore, mettici di più del tuo cuore. Jesus, nel nome di Gesù, se qualcuno è disturbato, nel nome di Gesù, io vengo contro di te, Satana, tu sei sconfitto nel nome di Gesù. Tu sei sotto i piedi, il sangue di Gesù, tu non puoi resistere al sangue di Gesù. Nel nome di Gesù, ogni scoraggiamento, ogni confusione, ogni abbattimento, ogni raffreddezza, nel nome di Gesù, nel nome di Gesù, sia vinta nel nome di Gesù. Accendi la speranza, Signore, una nuova speranza, un nuovo fervore, un nuovo avvenire, Gesù di Nazareth, per questa tua chiesa, per la tua sposa, per i tuoi figli stasera, Signore. C'è l'unzione di Dio, c'è la presenza di Dio, alleluia. Prendi la mano della sorella, prendi la mano del fratello, alleluia. Signore, accendi la comunione fraterna, accendi l'amore gli uni per gli altri di più, di più, di più, di più, di più della comunione. Urra cantara che era passia, di più della comunione fraterna. Amarsi intensamente. Ora baba baba shara canta rakea. Ora baba 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 shara canta rakea. Ora canta rakea masitikea. O takakara canta rakea. Alleluia. Di al fratello vicino a te. Di alla sorella vicino a te. Io ti amo nell'amore del Signore. Ti amo nell'amore, Tony. Nell'amore del Signore, mio fratello Tony, che non è solo un fratello, è un amico, Tony! Tony, alleluia! Siamo gli amici di Gesù! Siamo gli amici di Gesù! Ora papà bashara canta rakea! Oh, takara canta rakea! Nel nome di Gesù! Nel nome di Gesù! La tepidezza deve andare via! La freddezza deve andare via! Accendi il fuoco, oh Dio, accendi la fiamma, Signore. Lo spirito di verità. Gesù ha detto quando verrà lo spirito della verità. È lo Spirito Santo della verità che ti dà la rivelazione di quello che ho detto stasera. Ora bashanta rakea, ora canta rakea bassitikea, ora bacanta rakea bassia. Qualcuno si stava addormentando come quelle cinque vergini che si sono addormentate. Gesù ti vuole svegliare stasera. Ora papà bashara canta rakea. Ora canta rakea bassitikea. Ora canta rakea bassia. Ora canta rakea bassitikea. Ota kara canta rakea. Ota kakakara shara canta rakea. Ora canta rakea bassia ba canta rakea. Ota kakakara shara canta rakea. Takakakara shara canta rakea. Nel nome di Gesù, dai, 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 continuiamo. Nel nome di Gesù, non ti scoraggiare. Vai avanti, dice Dio. Ora bashara canta rakea. Nel nome di Gesù, ricevi. Ricevi nel nome di Gesù. Nel nome di Gesù. Nel nome di Gesù. Nel nome di Gesù. Nel nome di Gesù, alleluia, alleluia. Ora ba canta rakea bakea. Ora canta rakea. Ora canta rakea. Gesù è più grande del tuo problema. Gesù è più grande del tuo problema. Ora canta rakea bassia. Il leone della tribù di Giuda è qui stasera. Gesù di Nazareth. Gesù di Nazareth. Noi abbiamo Gesù nel cuore. Noi abbiamo Gesù nel cuore. Non abbiamo una religione, abbiamo Gesù nel cuore. Ora canta la chera bassitichea. Nel nome di Gesù.
ogni spirito di magia, di stregoneria nel nome di Gesù, di paura, di oppressione, di depressione, di confusione, via nel nome di Gesù stasera, via nel nome di Gesù, ogni scoraggiamento, via nel nome di Gesù, via nel nome di Gesù. C'è qualcuno qui che è qui per la prima volta, che non è ancora battezzato, che non conosce Gesù? Alzi la tua mano alta. C'è qualcuno stasera che è qui è nuovo? C'è una signora? C'è qualcun altro? C'è qualcun altro? C'è la signora? Solo lei? Solo te? C'è qualcun altro? E il Signore dice: stai tranquilla, quelle che tu stai vivendo nella tua famiglia, tutto andrà bene. Ok? Io non ti conosco. Ricevi questa parola. Quando tu andrai a casa, vedrai che Dio c'ha. Alleluia, nel nome di Gesù ha messo la sua mano. Alleluia, alleluia, lui è sovrano sulla tua casa e sulla tua famiglia. Tutto andrà bene nel nome di Gesù di Nazareth. Nel nome di Gesù, nel nome di Gesù, nel nome di Gesù, nel nome di Gesù, ora basciata la candara che era bascia, nel nome di Gesù, il tuo passato è passato, non tornare indietro con i ricordi negativi, guardi a me, dice Gesù, ora canta la bascitichea, ora canta la candara che era bascitichea, massutichea, masciandarachea. Dio ti vuole portare a un livello più alto, amen. Dio ti vuole portare a una dimensione superiore. Dio ti vuole fare salti di qualità, alleluia, alleluia. Dio non vuole che tu rimani una bambina spirituale, un bambino spirituale. Dio vuole che tu cresci, che tu maturi, alleluia. Ora basciando la kimba ramachea. Nel nome di Gesù, nel nome di Gesù, nel nome di Gesù, accende la fiamma, accende la fede, accende l'entusiasmo, Signore. Nel nome di Gesù, accendi la fiamma, accendi l'amore nel cuore di questo giovane. Nel nome di Gesù, accendi, 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 accendi. Ora baba bashanta rakea, ora baba bashara kanta rakea basitikea. Nel nome di Gesù, non ti preoccupare, non stare ansiosa, dice Dio. Ora kanta rakea basitikea. Nel nome di Gesù, nel nome di Gesù, ho una famiglia per te, dice Dio. Ho preparato una famiglia. Ora kanta rakea basitikea. Ora kanta rakea. Più le cose ti in un modo diverso di Gesù, c'è per te, c'è un tempo nuovo per te nel nome di Gesù. Alleluia, alleluia. Preghiamo per il pastore Tony e per sua moglie nel nome di Gesù. Pastore Tony, per favore vieni con sua moglie. Preghiamo per il padre spirituale di questa comunità. Voi lo dovete aiutare, dovete collaborare. Alleluia, non portare i problemi, ma togliere i problemi che loro hanno, aiutarlo nel nome di Gesù, amen. Alziamo le mani verso il cielo, nel nome di Gesù, Signore, Signore Gesù, grazie per questo tuo servo, grazie per sua moglie, grazie per questa famiglia, Signore, un tempo nuovo, una stagione nuova, Signore, nel nome di Gesù, urra canta rachera basitichea. Ora canta più preghiera, Signore, nel nome di Gesù, più lode, più preghiera nello spirito, nella loro vita. Nuovi stimoli, nuovo entusiasmo, nuove forze a Tony, nuove forze a questa donna, nuove forze, nuovo vigore, Signore, a questa famiglia, per servirti, per andare avanti, 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 per andare avanti ancora. Ora baba bashara canta la kera bakia, ora canta la kera bassiti kera mashanta la kera. Nel nome di Gesù di Nazareth, nel nome di Gesù di Nazareth. C'è qualcuno che ha una cista al seno, c'è un altro che ha una cista nell'utero, nel nome di Gesù. Quando andrai da dottori, i dottori ti diranno: qui non c'è più niente, non c'è più niente. I dottori diranno: qui non c'è più niente. Ora canta la chera basitichea.
nel nome di Gesù di Nazareth, nel nome di Gesù non ho bisogno di pregare, sto dichiarando la parola, la ciste se ne va nel nome di Gesù, hai una ciste nel corpo, nel nome di Gesù se ne andrà, si asciugherà nel nome di Gesù, l'infezione andrà via nel nome di Gesù. Qualcuno ha un problema al cuore, qualcuno ha un problema al cuore, il Signore dice io sto mettendo la mia mano sopra il tuo cuore. Grazie Signore, stasera tu sei qui Signore perché stai abbracciando come un padre i tuoi figli. Tu sei un papà Signore e stai allargando le braccia verso i tuoi figli stasera. Il tuo papà e il mio papà ti sta abbracciando e tu ricevi le sue carezze, i suoi baci, le sue carezze, i suoi abbracci. Il tuo papà, cosa ti dice la parola papà? È una parola importante per te papà. Amen. E Dio dice io sono il tuo papà e io so cosa significa la parola per te papà. Amen. Voglio fermarmi, scusate, potrei continuare ma voglio lasciare al pastore Tony, potrei profetizzare anche ma il tempo è quello che è. Voglio lasciare al pastore Tony, ma so che Dio ha fatto qualche cosa di straordinario stasera. Amen. C'è un tempo nuovo, c'è una stagione nuova, c'è un soffio nuovo, alleluia. Ci sono dei progetti nuovi nel nome di Gesù, amen. Territori nuovi da conquistare, alleluia. Territori nuovi da conquistare nel nome di Gesù, in questo paese, in questa città, nel nome di Gesù. Anime nuove da conquistare, alleluia. Nuovi operai vicino a Tony, nuovi collaboratori fedele di cui si può fidare nel nome di Gesù, amen. Non ha importanza quelle che dicono gli altri. Dio sta parlando a Tony, ciò che conta è quello che io penso di te, mio figlio, un uomo di Dio, amato da me, cercato da me e desiderato. Perché so che tu vuoi ancora di più pregare, a volte non hai il tempo, ma stai tranquillo, dice. Io ho visto il tuo desiderio, perché tu preghi ovunque e il contatto con te non si perde mai, perché mi cerchi, alleluia, e confidi in me, dice Dio, e hai fiducia in me, e che ogni cosa che fai parli sempre con me. Io ho visto questo, dice Dio. E tu dici, Signore, cosa devo fare? Anche nelle piccole cose. Non decidi tu, tu parli con me e decidi con me e io ti guido e ti faccio fare le scelte giuste e prendere le decisioni giuste e ti darò una sapienza, un'intelligenza spirituale per prendere le decisioni giuste, dice Dio, per prendere le decisioni giuste nel nome di Gesù. Amen. Alleluia, alleluia. Signore, ti voglio ringraziare, Padre, per il pastore Antonio, per sua moglie. Signore, benedici questi cari. Sorella, vieni. Voglio pregare per te, Antonio. Signore, benedici questo ministerio. Signore, dagli tu l'unzione, la benedizione, la sapienza dello spirito, l'intelligenza spirituale. Guidali tu, Signore, dagli anche, Signore, la benedizione, Signore, spirituale e anche materiale. Aiutali, sostienili, Signore. Io questo ti chiedo per questi servi che ti amano e ti servono nel nome di Gesù Cristo. Amen. Amen. Dio benedica. Gloria a Gesù Cristo. Alleluia. Alleluia, gloria a Gesù Cristo. Spirito Santo, accomodate. Spirito Santo, Spirito Santo, Spirito Santo, Spirito Santo, Spirito Santo, Spirito Santo. O Padre di grazia e di amore,
Benvenuto si fra noi, Spirito Santo, Spirito Santo, Spirito Santo, Spirito Santo, Spirito Santo, Spirito Santo. O Padre di grazia e di amore per me, benvenuto sia a noi. Alleluia, alleluia. Lo Spirito Santo è in mezzo a noi. Non è un dire, un modo di dire, o una frase fatta per il culto. È una verità scritta nella Bibbia. È una promessa di Dio ineffabile che solo Lui può pronunziare e solo Lui lo può compiere. Quindi Dio è in mezzo a noi, Spirito Santo è in mezzo a noi, Gesù Cristo è in mezzo a noi. Lode Gesù Cristo. E non solo vuole stare in mezzo a noi, ma vuole avere comunione con noi. Vuole entrare nel nostro cuore, nella nostra vita. Vuole manifestarsi attraverso di noi. Spirito Santo, che è mandato alla Chiesa, è in mezzo alla Chiesa, ma desidera incarnarsi. Sai qual è il desiderio? È la missione dello Spirito Santo che si incarni attraverso di noi. Lode Gesù Cristo. Noi abbiamo ricevuto questa sera dal pastore Antonio, abbiamo ricevuto da Dio. Dio si serve dei suoi servi per comunicarci, per trasmetterci la fede, la rivelazione, la parola. Lode Gesù Cristo. E se noi la riceviamo come tale, dice, se noi la riceviamo come tale, come parola di Dio, e allora in noi ci sarà il beneficio della parola. Quella parola porterà, quella parola che è stata mandata da Dio e che i suoi servi la trasmettono, quella parola porterà frutto dentro di noi. Prima in noi, e poi verso gli altri. Lode Gesù Cristo. Questa sera abbiamo ricevuto, io ho colto il messaggio. Noi abbiamo bisogno di avere passione per il Signore. Non solo lo dobbiamo amare, metterlo al primo posto, ma dobbiamo avere passione, non solo passione, ma in quello che noi facciamo dobbiamo condire le nostre azioni quotidiane con fervore, con passione. Lode a Gesù Cristo, con zelo, con fervore, con forza. Dice che quando noi dobbiamo, una vecchia traduzione biblica era tradotta in questa maniera, che noi dobbiamo mettere, quando facciamo qualcosa per il Signore, non la sufficienza, ma il nostro lode Gesù Cristo. Vedi, il Signore è venuto per cambiare la nostra mente. Dice che la nostra mente deve essere trasformata. E viene trasformata, il nostro cuore viene trasformato, lode Gesù Cristo, affinché acquisiamo la mente di Cristo, la mentalità di Cristo, la visione di Cristo, lode Gesù Cristo. Alleluia, alleluia. Noi abbiamo bisogno di essere trasformati, della trasformazione. E questa trasformazione non avviene
A volte avviene anche così. Così è avvenuto con me, io l'ho vissuto personalmente quando ho ricevuto il Signore. Però ho visto che molte volte è una trasformazione progressiva, giorno dopo giorno, giorno dopo giorno. Lode Gesù Cristo. Ma se tu vuoi ricevere cose nuove dal Signore, devi essere pronto a rinunziare a tutto ciò che è il vecchio, a togliere tutto ciò che è vecchio, via tutta la conoscenza, tutto ciò che abbiamo ricevuto, la cultura religiosa, via la conoscenza, il lievito. Dice, il lievito dei farisei è pericoloso. Fa crescere, fa gonfiare la pasta. Cioè, gonfia, gonfia, e quindi riempie di orgoglio. Purtroppo, oggi, si vuole arrivare a una conoscenza, come dire, biblica. Io non è che sono contro le scuole bibliche, assolutamente. Uno deve studiare, deve, però c'è un proliferare di queste scuole. E poi magari c'è una mancanza di servizio e di amore e di comunione fraterno. C'è una mancanza e un'incapacità di amare il prossimo. Si vuole arrivare alla conoscenza, a una conoscenza teorica, teologica, tralasciando la conoscenza da figlio, da teofilo. Lode Gesù Cristo. Noi dobbiamo imparare a vivere il rapporto col Padre da figli. Dobbiamo entrare in questa visione che noi siamo figli, quindi nel rapporto figlio-padre, padre-figlio. Lode Gesù Cristo. Padre-figlio. Egli è il nostro Padre celeste. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno. Sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Lode Gesù Cristo. Che ci insegna questo? Non la nostra visione, non la nostra cultura umana, teologica, razionale, tradizionale, ma una conoscenza, riconoscendolo come Padre. Dio è mio Padre. Amen. Antonio, allora siamo fratelli. Se Dio è tuo Padre come mio Padre, siamo fratelli. Loda Gesù Cristo. E siamo una famiglia, allora. Se è il Padre nostro, è il Padre mio, è il Padre tuo, allora siamo una famiglia. Siamo fratelli e sorelle. Ah, già, ecco perché vi chiamate fratelli e sorelle. Che ti pareva? Perché siamo la famiglia di Dio. Qua, in questo luogo, in questa zona, in questo territorio, siamo la famiglia di Dio. Come Antonio ha la sua famiglia, la famiglia di Dio, a Catania, via, non lo so, Etnea, no, San Giorgio. Lode Gesù Cristo. Sono stato ieri a Lentini. Alleluia. E ho incontrato anche là la famiglia di Dio. Pieno di famiglie. E un giorno saremo una grande famiglia, tutti insieme. Lode Gesù Cristo.
E Dio vuole formare il corpo di Cristo, vuole riempire ognuno di noi con il suo Spirito, con lo Spirito Santo che ci illumina e ci guida. Alziamoci in piedi, che noi prima di andare via dobbiamo raccogliere il frutto, e il frutto è il frutto della guarigione, della liberazione, prima liberazione. Molte malattie derivano da problemi spirituali. Molte malattie derivano da problemi spirituali, da posizioni spirituali, da convinzioni spirituali. Dio libera e libera le anime e le guarisce, le libera dagli spiriti immondi. Quella donna da 38 anni era piegata, aveva uno spirito, era stata liberata da uno spirito e il Signore la guarì nel nome di Gesù Cristo. Alleluia. Io amo Antonio e mio fratello mi ama, quindi quello che lui fa, accettatelo, è guidato dallo Spirito. Lode Gesù Cristo. Non tutti siamo uguali. Nel regno di Dio non tutti siamo uguali. Non tutti abbiamo... Non siamo fotocopie, ma siamo corpo. Lode Gesù. Ricordatevi questo. Noi dobbiamo avere la visione del corpo. E la visione del corpo è che la milza deve accettare il fegato, anche se è antipatico da vedere. E io non voglio vedere la milza, mi fa impressione, però l'accetto, lo amo, perché fa parte del... Io quando una volta guardavo quei quadri col cuore di... Il cuore di Cristo mi veniva, io ho visto non solo il cuore, proprio un cuore tipo quello che usano all'università e lo adoravano. Ero piccolo, avevo impressione. Ho detto io, ma come fanno ad adorare il cuore? E come mai non adorano il fegato? Poi il Signore mi ha rivelato e ci ha rivelato che Dio è spirito e bisogna adorarlo in spirito e verità. Amen. Non nelle immagini, non nelle statue. Sapete, vi racconto questa veloce. Quando io mi sono convertito, io mi ritenevo ateo. E quindi ero contro tutto ciò che era religiosità, forme, statue, immagini, immaginette. Ebbene vi dico, ero pieno di immaginette, portafoglio, macchina, dappertutto nelle mie cose mi trovavo, uscivano fuori queste immaginette. E portafortuna pure. Il Signore mi ha liberato. Signore, grazie che mi hai liberato. Signore, grazie che mi hai liberato. Diglielo, Signore, grazie che mi hai liberato. Diglielo, sei stato liberato. Grazie, digli grazie. E non solo ti vuole liberare da ciò che è visibile, ma dall'idolatria invisibile, quella che c'è nel cuore, dalle posizioni, dalle convinzioni. Sai quante ne sento io convinzioni? Io non vi posso rispondere a volte, vi perdereste, non sopportereste la risposta. Ma le fesserie che mi raccontate a volte sono tante. Tante. Convinzioni che vengono dal mondo. Noi dobbiamo acquisire la mentalità di Cristo, non quella del mondo, nelle tradizioni religiose. Allora, noi, la Chiesa è fondata su quattro pilastri, Atti 2,42, predicazione, insegnamento degli apostoli, comunione, comunione fraterna, rompere il pane insieme, quindi una comunione ancora più intima col corpo di Cristo,
nel corpo di Cristo, che non è solo la Santa Cena, ma consumare insieme le agape, ma avere una comunione ancora più forte con la sua parola di servizio e poi la preghiera. Pregare continuamente. Lo so che ti è antipatica. Alla carne questi quattro pilastri gli sono antipatici. Hai sopporto. Oh, in questo periodo bisogna parlare di mare, discoteche, schidicchiate con gli amici e eccetera eccetera. Questi vanno di moda. Passeggiata da mezzanotte in poi, pastore, parlaci di questo che noi siamo felici. Allora, io vi devo dare gli elementi del regno. Queste cose passeranno e dovete stare attenti che non vi risucchiano e vi rubano e vi distruggano. Cerca il regno e la sua giustizia. Pastore, non trovo risposta! E per il Signore cosa stai dando? Pastore, devo lavorare io. Devo guadagnare. Ho problemi. Mamma, nonna, nipote, figli, zii, suoceri, gran nonno, gran papa. E per il Signore... Ma il Signore mi deve rispondere. E tu che stai dando? Il meglio? Qual è la tua offerta al Signore? Il Signore dice che noi dobbiamo dare il meglio a Lui. Il meglio. Qual è la tua offerta al Signore? Tu vuoi una risposta, ma qual è la tua offerta al Signore? Cosa stai offrendo a Dio? La parte sufficiente? Il ritaglio di tempo? Dice, quando non ho nulla da fare, pastore, ora non posso venire. Non hai tempo di servire, non ho tempo di fare niente, non ho tempo di amare i fratelli. Non ho però, via Marina, number one. Mare, io e il mare siamo così. È giusto. Beh, ti prendi una bella abbronzatura. Io dico che è tutto buono, però non dobbiamo tralasciare il rapporto con Dio, l'impegno con Dio, mai, neanche nelle vacanze, mai, neanche nelle vacanze. Io mi ricordo, me ne andavo, noi prendevamo molti anni fa una casa lontano, ma tutti i culti, o quasi tutti, e nei giorni, tranne qualche giorno particolare che era lontano, ma non siamo mai mancati. Anzi, io organizzavo tutti i fratelli che erano in quella zona a venire a lavorare qua, in questo, quello che voi vedete oggi la comunità, venivamo a lavorare qua, nel cantiere. Lode Gesù Cristo. Abbi amore e zelo per il Signore. E tu vedrai che la tua vita cambierà, non cambierà la tua vita col mondo, con gli amici, non cambierà seguendo un'ideologia umana, ma cambierà nel rapporto con Dio, rapporto con lo Spirito Santo. Questo cambierà la tua vita. Alleluia. Vogliamo pregare questa sera. Vogliamo innalzare a Lui la lode, la gloria. Gesù è in mezzo a noi. Egli vuole liberare. Prima della guarigione vuole liberare, perché molti problemi fisici sono a causa di problemi spirituali, di oppressione, di schiavitù, di vizi. Chiudete i vostri occhi, non siamo in uno spettacolo, non siamo al teatro. Chiudi gli occhi, fratello.
e glorifica il nome di Gesù Cristo e chiede al Signore di essere guarito e liberato, liberato e guarito. Chiedi la liberazione dalle schiavitù, dai vizi, dalle oppressioni. Chiedilo. Signore, ti voglio chiedere per tutti coloro che lo desiderano. Questa sera scioglie e libera, scioglie e libera, scioglie e libera. Alza la tua mano dove c'è bisogno e desiderio di essere liberati, sciolti da legami, da oppressione, da maledizioni, da parole, da maledizioni. Qualcuno ha pronunciato parole contro. Noi vogliamo pregare. Da ogni pensiero negativo. Alleluia. Io ti prego, Signore, sciogli, libera. Sciogli e libera, Padre. Ora te lo chiedo nel nome di Gesù Cristo. Nel nome di Gesù Cristo. Sciogli e libera. Arrenditi al Signore. Arrenditi. Arrenditi, arrendi la tua mente, arrendi la tua mente, arrendi il tuo cuore. Tutti quei pensieri che ti stanno allontanando da Lui, cacciali. Digli che io appartengo a Gesù Cristo. Gesù Cristo è morto sulla croce per me. E io ti amo, Signore. Con tutto il mio cuore, con tutta la mia mente, con tutta l'anima, nel nome di Gesù Cristo. Alleluia, alleluia. Irratanai kinio, usharatanakai kinio. Libera, libera, libera. Da convinzione, Signore, quelle convinzioni che allontanano, quei ragionamenti che allontanano, libera. Libera le anime che sono sottoposte a molti ragionamenti. Via nel nome di Gesù Cristo. Via nel nome di Gesù Cristo. Nel nome di Gesù Cristo. Libera la mente, Signore, da queste oppressioni. Nel nome di Gesù. L'oppressione spirituale è frutto di pensieri negativi. Lo sapevate questo? Le oppressioni spirituali, i problemi spirituali sono opera del maligno. Se noi non ci arrendiamo, non arrendiamo e non facciamo regnare Gesù nella nostra mente, nella sede dei ragionamenti, deve regnare Gesù Cristo. Deve regnare Gesù Cristo, la sua parola. Alleluia, la sua parola, prendila, ricevila ora, ricevi la sua parola ora, ricevila nel nome di Gesù Cristo, accettala e ubbidiscigli. Accetta la parola di Dio e ubbidiscigli. Non ragionare, non ci ragionare, accettala. Ora vogliamo pregare per le guarigioni. Signore, ti voglio pregare per le guarigioni. Alleluia, alleluia. Isharatanakai. Orre che ne ho soroto. Signore, guarisci. Questa sera guarisci. Ti adoriamo, Padre. Teniamo chiusi gli occhi. Tieni chiuso gli occhi. Non guardare. Glorifica il nome di Gesù Cristo. Innalza. Innalza il suo nome. Glorifica il suo nome. Lodalo. Alleluia, alleluia, ti adoriamo, Signore. Ishara wanai kinio, or re che te hai. Alleluia, alleluia, alleluia. Andrea. Alleluia, guarisci. Signore, guarigione, guarigione. Tu hai pagato sulla croce per ognuno di noi. Per le nostre lividure, per le nostre malattie, hai pagato il prezzo, hai versato il tuo sangue
hai pagato con la tua vita. Signore, grazie. Non abbiamo meriti, ma il merito è tuo, Signore. Grazie nel nome di Gesù Cristo. Grazie nel nome di Gesù Cristo. Grazie nel nome di Gesù Cristo. Alleluia, Shawanaratanai. Ora stanno avvenendo guarigioni. Stanno avvenendo guarigioni. Stanno avvenendo guarigioni. Prendi la guarigione, ricevi la guarigione. Nel nome di Gesù Cristo. Alleluia. Amen. Amen. Mi ha telefonato la sorella Giovanna l'altro giorno, che nel culto scorso, mentre noi stavamo pregando alla fine per le guarigioni, lei è stata liberata e guarita. Mentre stavamo pregando liberazione e guarigione, lei a Milano stava ascoltando in diretta, ha ricevuto liberazione e guarigione. È il Signore che opera, non è un uomo, non è l'uomo, è Gesù Cristo, è lo Spirito Santo, è lo Spirito di Gesù che è in mezzo a noi. Credici, credici, apri il tuo cuore e caccia l'incredulità che viene dal mondo. Sai da dove viene l'incredulità? Dallo spirito del mondo. Spirito del mondo, via. Lode Gesù Cristo, via. Alleluia. E allora, prima di chiudere il culto, chi ha ricevuto liberazione questa sera? Sono state liberazioni? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 20 liberazioni. Chi ha ricevuto guarigione? La guarigione, il frutto della guarigione. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Chi vuole testimoniare di quello che ha ricevuto stasera? Di coloro che hanno alzato la mano prima e ora? Una testimonianza. Sorella Antonia, dimmi. Amen. Amen, amen. Signore, grazie. È Gesù che guarisce. Davide, che problema avevi? Amen. Egli può fare ancora di più. Può fare ancora di più nel nome di Gesù Cristo. Alziamoci in piedi. Signore, ti vogliamo ringraziare, Padre. Padre, grazie. Vieni, Antonio, preghiamo insieme. Preghi, prega per la chiusura. Padre, siamo riconoscenti e a te diamo la lode e il ringraziamento stasera per tutto ciò che sei, per tutto ciò che tu hai fatto, Signore, per come tu hai scosso il nostro cuore, per come il tuo spirito ha fluito, Signore, stasera, in mezzo a noi, come il vento dello Spirito ha soffiato stasera, ancora per fare del bene alla tua sposa. Grazie per ogni bene, ogni beneficio, ogni comunione fraterna, ogni cantico, Signore, ogni preghiera, Signore, grazie con tutto il cuore, ogni desiderio che viene cambiato, trasformato, ogni mente, ogni cuore, Signore, ogni persona che è qui salvata per la prima volta, toccata dalla tua potenza. Grazie, Signore, per la tua presenza, per la tua gioia. A te la lode nel nome di Gesù di Nazaret. Amen, amen e amen. Amen. Dio ci benedica. Anzi, prima di chiudere, un momento. Gabri, vieni. Voglio pregare per Gabri, che ha fatto il compleanno ieri, per mia moglie. Alleluia. Signore, ti voglio pregare per Gabri. Benedicila, Padre. Metti la tua mano. Signore, grazie per questa moglie,
che tu mi hai dato questo dono santo, benedetto, Signore. Signore, benedicila, Padre, riempila di sapienza, di spirito, di guarigione, di salute, di forza, che insieme possiamo servirti ancora di più, Signore. Benedice tutta la famiglia, benedice tutta l'opera, Padre, nel nome di Gesù Cristo. Amen. 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 Poi, dopo il culto, c'è una torta sopra.